Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Benvenuti alla striscia quotidiana Prima il Nord. Oggi, governo libero e delinquenti. Battaglia Lega contro lo svuota carceri. Siamo contrarissimi alla proposta di legge targata PD, PDL e governo sullo svuota carceri. Provvedimenti che minano la sicurezza dei cittadini e che danno un messaggio. Commettete tranquillamente reati di particolare gravità sociale, tanto non finirete in carcere. La Lega era contraria nel 2006, è stata l'unica forza politica che nel 2006 votò contro l'indulto del governo Prodi, 36.000 detenuti rimessi in libertà e nei primi 5 anni 12.000 di queste persone rimesse in libertà sono tornate a delinquere. Vi preoccupate costantemente dei delinquenti, dei criminali, ma non vi preoccupate delle vittime dei reati. Vanificate il lavoro delle forze dell'ordine e vanificate un principio sacrosanto in diritto che è il principio della certezza della pena e dell'efficacia della funzionalità della pena. Quali sono i reati di cui voi date la possibilità di stare a casa e guardarsi la televisione a certa gente? Allora abbiamo prostituzione minorile, pornografia minorile, accattonaggio per minori, furto, truffa, atti di terrorismo, ricettazione, frode, incesto, incendi boschivi, maltrattamenti, istigazione a delinquere e falsa testimonianza, ne ho citati alcuni. Complimenti, ma perché non gli diamo anche la medaglia d'oro a chi fa queste cose? E che va bene anche per i recidivi, cioè per chi l'ha già fatto questa cosa, e noi li andiamo a premiare. Siamo convinti delle nostre posizioni, per noi chi sbaglia è giusto che paghi. Chi ha i domiciliari viene utilizzato dalla criminalità organizzata per poter compiere altri reati odiosi o fare in qualche modo da manovalanza. I primi che andiamo a colpire sono le vittime di questi reati stessi, che non trovano gratificata la loro giusta, doverosa esigenza di giustizia. Ma voi pensate che una volta che avete fatto questo provvedimento uno riesca a stare 6 anni sul divano del proprio appartamento? Domanda, risposta, impossibile. Allora, come pensate di poter fare questo provvedimento e dare la discrezionalità a quel giudice, proprio il Popolo della Libertà che dice sempre che i giudici hanno troppo potere, gliela date ancora più potere, perché è discrezione del giudice dare i domiciliari. Noi ai cittadini dobbiamo dare delle risposte congruenti anche con quella che è l'aspettativa di sicurezza in un momento in cui tutto diventa più difficile. Una difficoltà che non nasce solamente dalle crisi economiche, ma nasce anche da una crisi di identità. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.